Alessio Crepaldi, la prima davanti al pubblico amico non è andata bene, forse qualche errore difensivo e loro vi hanno puniti. Sì, purtroppo è così. Ci tenevamo a fare bella figura oggi. Siamo una neopromossa, ma anche loro. Le squadre ci conosciamo bene o male, i giocatori siamo sempre quelli. Sì, c'è rammarico, potevamo fare di più, qualche errore di troppo. Bravi loro a sfruttare qualche contropiede in più. E in fase di impostazione, in fase offensiva, insomma, abbiamo visto ancora poco. Siete in fase, in un cantiere aperto ancora. Sì, siamo una squadra giovane comunque, svariati 94, e che giocano, a differenza di qualche altra compagine, quindi sì, c'è da lavorare. Noi un po' più anziani, diciamo, anche se a 29 anni non mi sento così anziano, però. E cerchiamo di aiutare il mister durante la settimana, non è facile né per lui né per noi sia vecchi che giovani. Piano piano ci riusciremo a togliere qualche soddisfazione. Mister Marcelletti, la prima davanti al pubblico amico non è andata bene, però sappiamo insomma che c'è da lavorare in questa squadra giovane e i risultati forse arriveranno col tempo. Sì, ci manca un po' di esperienza perché comunque siamo una squadra giovane, poi una neopromossa, questo campionato e questo girone è molto duro. E se riusciamo a capirlo queste cose potremmo toglierci qualche soddisfazione. Se gli approcci alle partite sono come quello di oggi, perché sabato scorso non era stata poi male la nostra prestazione. Oggi è stata proprio sottotono, nessuna cattiveria nei contrasti, ci è mancata un po' di fame, ma quello è fatto pure del discorso che ci manca un po' di esperienza. I più, diciamo, i senatori, quelli un po' più grandi, dovrebbero coinvolgerli di più e fargli capire come funzionano certe cose. C'è da lavorare, quello è fuori rubbio, questo lo sapevo anche quando ho accettato questo incarico. Continueremo su questa strada, cercando sempre di migliorare. Mister Iannaccone, qui ad Aprilia sicuramente una vittoria meritata, avete insomma gestito bene il punteggio e poi con questo Pintili. Sì, no, beh, a parte Pintile, le doti di Pintile lo conosco da 5, 6, 7 anni da quando gioca con me, come tutta la squadra, ma oggi credo che tutta la squadra abbia dimostrato che stiamo recuperando. Veniamo da un periodo brutto, tra infortuni, influenzati, è un periodo un po' così, ma ce lo teniamo noi. Già sabato scorso abbiamo fatto, credo, un'ottima prestazione contro una squadra Generazione Calcetto, bravi, forte fisicamente, e credo di aver, che abbiamo perso 3-2, ma con due autoreti, perciò eravamo arrabbiati, perché ci teniamo, poi non dimentichiamo che noi siamo una matricola, questo è il primo anno per le cittadinanze in C2, perciò vogliamo far bene. I ragazzi erano arrabbiatissimi per come era andata sabato scorso e credo che oggi hanno dimostrato che ci vogliono essere in questa categoria perché sono bravi. Ma io ero fiducioso perché i ragazzi li conosco, so quello che possono dare e dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare. Il campionato è appena iniziato, però questi sono 3 punti fondamentali su un campo difficile perché conosciamo i ragazzi della Buona Onda, li abbiamo incontrati anche l'anno scorso, perciò merito anche a loro perché è stata una bellissima partita. Andiamo avanti.